Sono figlio di un vento inutile e ritardatario. Sono una lacrima spontanea partorita dall'occhio. Sono il grembo dove riposa il ricordo di mia nonna, quando l'andai a trovare il giorno prima che il suo cuore si fermasse per la prima ed unica volta. Sono tutto e niente. In attesa del treno regionale, con quella voglia innaturale e adrenalinica di offrirgli il corpo, mi rendo servo della voce di Giovanni Lindo Ferretti e del violino di Ezio Bonicelli. Ad occhi chiusi, seduto su un avanzo di asfalto, immagino te che piangi chiusa in bagno mentre tra le gambe ti cola il fallimento della nostra riproduzione. Ad occhi chiusi, seduto su un avanzo di asfalto, prendo carta e penna ed esprimo il mio stato d'animo sconvolto dalla cattolica educazione di questa alba. Tutto falso, in realtà, è qui che mi seduce ed io non ho ancora erezione da offrire. Ho deciso di non salire sul treno, ma di ripercorrere con la mente ed i miei passi gli istanti in cui sono morto la prima volta. Bastarono poche cose per ricordarmi che il giorno sarebbe trascorso in fretta. La moltitudine di Pessoa nascosta nello zaino, un cielo abbondante d'aria primaverile e l'erba lievemente umida che vestiva gli argini mentre sorvegliavo l'esuberanza del fiume sacro. Ero circondato da una natura gonfia di esibizionismo. Nulla subì l'infermità, nemmeno i canneti, che sono sempre stati il mio nascondiglio migliore quando ero piccolo e costringevo mio nonno a cercarmi. Sono convinto che un sacerdote ostinato avrebbe visto Dio tra quei canneti e probabilmente gli avrebbe reso grazie mentre questi si piegavano alla sevizia del vento, ma io ero distratto dal volo degli insetti nell'intento di ingannare il tempo attraverso l'espressione più adeguata di libertà e non riuscii a capire se la loro perpetua migrazione avesse in sé un significato spirituale e se fosse un modo comunicativo che, tramortito com'ero, non riuscivo a cogliere. Morii proprio sotto il diluvio di quegli attimi, in piena conflittualità interiore, preda di una forma aggressiva di apostasia. Morii annegando me stesso e con un mucchio ordinato di dita che mi circondarono improvvisamente la testa, con le palpebre conficcate negli occhi, con i denti destinati allo sbriciolamento, con il cranio in procinto di esplodere, deflagrando e spargendo i miei pensieri nella vastità del parco fluviale. E nonostante questa morte, resto ancora vivo a contestare la fuorviante abilità del tempo di scalfirmi ossa ed articolazioni, a dare colpa all'umidità se la schiena mi duole o se le ginocchia si ritraggono nel desiderio di tornare in un sacco amniotico. Coi tuoi occhi troppo illuminati per il mio carcere e perso nella condanna a vita perpetrata dai tuoi capelli confusi, finirò trafitto dal tuo volermi così bene, dallo strapotere del tuo istinto materno a proteggere l'instancabilità del mio cuore. Richiuso nella gabbia depressiva dove giace ogni buona intenzione, com'è possibile chiedere alla natura la restituzione delle cose? Com'è possibile farsi invadere dalla enormità del vuoto? Come è possibile rismisurare una distanza incolmabile? Com'è possibile disintegrare gli occhi buoni del tuo vivere? Com'è possibile consumare in fretta la fiamma
accesa di ogni dolore. È davvero possibile rinascere così tante volte? Com'è possibile?